Nella vita a volte ti chiedi, come mai? Perché è andata così? È molto semplice. Ti stabilisci un percorso e poi lo segui. Puoi essere molto fortunato oppure sfortunato. Il fatto è che tu vuoi piacere a tutti e fai il possibile per piacere. Ti impegni come un leone. Addirittura vorresti che tutto il mondo impazzisca per te. Ma tutto questo per te è importante. Tutta questa fama, il successo, è molto importante per te. Diventa il tuo obiettivo principale. E che cosa fai a quel punto? Ti trasferisci in America, a Los Angeles. Ed è lì che incomincerai a frequentare i giri giusti. Incontrerai produttori, attori, registi, sognando un giorno di diventare come loro, una star, una celebrità. Incominci a recitare un po' a destra, un po' a sinistra. Sulle copertine dei giornali ci sei tu. Firmi autografi. Diventi un sex symbol. Effettivamente questo è quello che loro vogliono da te. Loro vogliono che tu metti in mostra la tua forza, la tua bravura, la tua bellezza. Loro questo vogliono. Ma io chi sono? Chi sono io? Sono un bel ragazzo? Sono un attore? Sì, sono un attore, lavoro nel cinema. Pensare che da ragazzo il mio sogno era quello di diventare un guerriero, un lottatore. Era molto importante per me, era un sogno. Un sogno che con gli anni è svanito. E lo volete sapere perché? Perché non state entrando in un posto comune. State entrando nello show business, dove loro si accorgono di te, vedono che sei uno nuovo e incominciano a studiarti. E sono molto abili nel farlo. Incominciano a venderti, a sfruttarti. Ti prendono, ti mettono da una parte e subito cercano di risistemarti da un'altra. Ti vendono attraverso i media, attraverso il cinema, attraverso internet, in tutti i modi. E tu ti trasformi, diventi merce per loro. Diventi come la gallina delle uova d'oro che porta tanti soldi a tutte queste produzioni, manager, agenzie. E tutto questo va avanti per un anno, 5 anni, 6 anni, 10 anni. Incominci a perdere te stesso. Incominci a perdere il senso della realtà. Tu non vuoi questa vita. No. Vorresti un'altra vita. Incontrare una donna, avere dei figli, creare una famiglia. Questo vorresti. Ma a loro dei tuoi sentimenti non gliene frega un cazzo. A loro interessa solamente guadagnare su di te, il business. A loro interessa che tu esci con le donne più belle, con le migliori macchine, gli hotel di lusso, lo champagne. A loro questo interessa. Dei tuoi sentimenti non gliene frega niente. Niente. All'inizio è molto bello. È come stare sempre sul set. Riflettori puntati a destra e a sinistra, paparazzi ovunque. È molto bello all'inizio. Ma con il passare del tempo ti viene un senso di nausea. Ti guardi allo specchio e hai un senso di vomito. Ed è per questo che la gente inizia a drogarsi e a tirare cocaina. Perché è proprio lì, a quel senso di nausea, che cerchi di aggrapparti a quell'ultima possibilità che ti è rimasta, di tornare alla vita di prima. Vorresti una vita normale. E ti chiedi, ma dove è finito quel ragazzo belga? Con veri valori, di sani principi. Quel ragazzo può tornare. Può tornare quel ragazzo. No. Non può tornare. La vita continua.